bellissime. E Ale, cupponi. Sì, eh. Allora, subito entriamo nella notizia. Il figlio di Amadeus entra all'Eurovision in Svezia senza pass con 40 adolescenti. È vero? È vero. Non ci credo. Sì. È vero. Fa parte del nuovo contratto anche questo. Ma il conduttore Amadeus si difende: mio figlio è entrato in Svezia 3 mesi fa, sono in gita a Stoccolma da 3 mesi, i biglietti non me li ha dati presta, sia chiaro. Ecco. Oh, mamma. E il simpaticissimo Enrico Papi confessa: sono sposato da 26 anni ma mi sento fluido, nel senso che non mi sopportano sia gli uomini che le donne. Quindi è il simpaticissimo che c'entra poco. Certo. Questo è bellissimo. Adriano, l'ex calciatore dell'Inter, non si alza dal divano da 30 giorni. Mangio, dormo, scorreggio. Ma anche quando era anche quando era nell'Inter, però. Certo. A parte quell'ora d'allenamento, l'H23 era sul divano. Vero. Una giornalista di Sky TG24 ha chiesto ieri a Giulia Dell'Ellis che cosa ne pensi del G7. Del G7, lei ha risposto: per me era meglio Grande Fratello 8 e il 9. E per chiudere, Biden è sicuro: Antonino Spinalbese torna a fare il parrucchiere. Ma Biden l'ha detto. Biden. Vabbè, allora ci crediamo. Sicuri e tranquilli. Grazie. Vero, certo. Beh, vedo che Trump non se ne intende tanto parrucchieri, quindi no. L'avrà detto Biden sicuro.